Mari, allora, questo nuovo Foggia di serie B, come lo si ritrova adesso? Ma speriamo di ritrovarlo bene, considerando le partite che andremo ad affrontare. La speranza è che si possa cominciare nel modo migliore, considerando che andremo a partecipare in una categoria che non facevamo da 19 anni, quindi dove mancavamo da 19 anni, quindi la speranza nostra è di poter approcciare nel miglior modo possibile e ci dobbiamo consolidare in questa categoria. Che cosa abbiamo di nuovo in concreto per la piazza che affronteremo? Quali sono appunto le novità, anche sostanziali magari? Novità ad oggi non ce ne sono, tranne i giocatori nuovi che sono arrivati e che comunque stanno cercando di integrarsi con i nuovi. Poi quello che avverrà, sicuramente ci sono, da qui alla fine ci saranno altri 20 giorni di mercato e tutto potrà accadere, tutto potrà succedere. Sicuramente siamo concentrati sulle uscite e poi se riusciamo a mettere dentro qualcosina, tanto li guadagniamo. Senti, la partita con Zeman è, come dire, un must. Come la state vivendo emotivamente? È una partita dove trovi il tuo passato, trovi un allenatore che ha avuto come maestro, un direttore sportivo che ha avuto come maestro e tanti altri addetti ai lavori che conosci, quindi sarà bella tosta, cercheremo di giocarla, renderemo cara la pelle. Ma è vero questa cosa che si scambieranno, come dire, anche simpaticamente le panchine? Questo non lo so, bisogna chiederlo all'allenatore. È una cosa bella, però in questo momento concentriamoci su quello che sarà l'obiettivo e sicuramente sarà una prima partita molto tosta e dove dobbiamo cercare di presentarci al meglio. Per finire, senza farci grosse illusioni, noi potremmo aspirare a un salto di categoria? In questo momento pensiamo a far bene, a conoscere la categoria, poi tutto quello che avverrà sarà il campo a doverlo dire.